Hai bisogno di spedire uno o più pacchi in Italia o all'estero? Rivolgiti a Keypoint. Keypoint, più che spedire. Coronavirus, ASL, 73 comuni Covid free nel Sannio, 7 positivi e 184 guariti. Al San Pio processati 80 tamponi, tutti negativi. Il presidente della Campania De Luca, ripartono le nuove attività. Sì all'apertura prolungata dei locali della Movida nel weekend. Procuratore Fucci, il sistema giudiziario necessita di una riforma seria. Maltempo e vento forte, danneggiate due auto. Chiusi il cimitero e i parchi pubblici. Calcio, Cremonese-Benevento, giallorossi in campo in vista del 21 giugno. Il direttore generale dell'ASL di Benevento, Gennaro Volpe, ha parlato della terza fase del Covid-19 che è caratterizzata da ben 12 guariti in provincia di Benevento, 73 comuni Covid-free su 78 nel Sannio, 184 sono i guariti fino ad oggi, 1095 i tamponi effettuati tra il 25 e il 29 maggio scorsi, 7 i soggetti ancora positivi, dei quali 5 al San Pio, 1 in altre strutture ed 1 ricoverato in un'altra provincia. Presso l'azienda ospedaliera San Pio sono stati processati 80 tamponi, risultati tutti negativi. Sono tutti negativi i 3.000 tamponi fatti a Benevento due settimane fa. Lo ha annunciato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che ha aggiunto: ora faremo altri 2.000 test rapidi per chi è aperto dopo il 4 maggio. Siamo tutti più sereni, non molliamo la presa e siamo saggi. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha reso noti i nuovi provvedimenti sull'alleggerimento delle misure di contenimento da Covid-19. Tra questi, la ripartenza immediata delle attività dei cinema all'aperto e dei drive-in. Nei bar sarà possibile l'attività di musica e intrattenimento senza ballo, prolungata l'apertura fino alle 2 di notte nei fine settimana, ma resta il divieto di vendita di alcolici da sport dalle 10 di sera. Ascoltiamo i dettagli nelle dichiarazioni del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Sapete che nella giornata di ieri, per la prima volta dopo 3 mesi, in Campania non abbiamo registrato neanche un contagio, 0 contagi. Ovviamente è un risultato straordinario anche dal punto di vista simbolico, che ci dà coraggio, ci dà fiducia. Non c'è ovviamente da illudersi, noi avremo sicuramente nei prossimi giorni l'individuazione di 1, 2, 4, 3 contagi. Continueremo la nostra campagna di screening su alcuni settori in particolare. Abbiamo deciso per esempio di fare uno screening oggi sulle commissioni scolastiche che saranno impegnate per gli esami di Stato. Vogliamo dare tranquillità alle famiglie e agli studenti. Avvieremo nell'ultima fase di agosto, inizio settembre, uno screening di massa su tutto il personale scolastico. Abbiamo deciso che da questa sera possano ripartire le attività dei cinema all'aperto, dei drive-in. Per quanto riguarda i bar, sarà possibile l'attività di musica, di intrattenimento senza ballo. Non sarà consentito ovviamente la collocazione di amplificatori fuori dei locali o di musica fuori dei locali per evitare assembramenti. Prolunghiamo l'orario di apertura dei bar fino alle 2 di notte, ma manteniamo il divieto di vendita di alcolici per asporto. Chi si siede al tavolo o va al banco, nessun problema, ma manteniamo alle 10 di sera l'orario consentito per vendita di alcolici e superalcolici per asporto.
Il procuratore della Repubblica di Isernia, Carlo Fucci, è stato ospite della trasmissione L'intervista in onda sui canali di TV7 e condotta dal giornalista Alfredo Salzano. Tre punti principali affrontati nel corso del format dal procuratore di origini sannite, già al vertice dell'AM e della Procura di Santa Maria Capua Vetere, la riforma del sistema giudiziario. Ascoltiamo un estratto della trasmissione. Quando ci sono state le elezioni suppletive qualche mese fa del Consiglio Superiore, a seguito della dimissione di alcuni componenti, disse ai colleghi che non mi sarei candidato perché credevo che nell'immediato non ci sarebbe stato un cambiamento. E dissi e scrissi: occorre impegnarsi per una rifondazione del sistema, e questa rifondazione, sia nell'ambito associativo che nell'ambito consigliare, questa rifondazione, io sono convinto, richiede una ribellione morale, lo dico da anni, l'ho detto anche adesso, e passa attraverso il sistema elettorale, passa anche attraverso poi il sistema elettorale. Mi auguro che il ministro della giustizia, visto che sta mettendo mano a questa riforma del sistema elettorale, vada verso la direzione giusta, perché da un lato ci sono tanti colleghi che chiedono il sorteggio della rosa dei candidati che poi potrà essere votato. Dall'altro lato si ipotizza un sistema del doppio turno elettorale. Io non credo a sorteggio perché limita la libertà di chi vuole candidarsi, e poi i sorteggiati possono tranquillamente diventare, candidati delle correnti, e quindi non si incide sull'azione delle correnti, almeno sul profilo negativo dell'azione delle correnti. E dall'altro lato il doppio turno è un rischio che favorisce ancora una volta i gruppi, se vogliono con le desistenze portare i candidati che le correnti vogliono. Io credo invece che bisogna recuperare il rapporto tra il candidato e il collegio elettorale, quindi aumentare i numeri dei consiglieri del Consiglio Superiore, riducendo le dimensioni dei collegi, candidati che sono conosciuti dagli elettori, che riduce l'azione negativa, lì dove è negativa, delle correnti, e spinge le stesse correnti, se vogliono, a candidare persone credibili sostanzialmente. E per fare tutto questo occorre riduzione dei territori, dei collegi, aumento dei componenti e maggioritario secco. I doppi turni favoriscono le desistenze, favoriscono gli accordi sotto banco. Salvini sembra avere un'ossessione nei miei confronti e di quanti hanno cultura e stile democristiano, così il sindaco di Benevento Clemente Mastella. L'ho conosciuto quando ero al Parlamento europeo, ricorda, e non lo consideravo un'aquila. Non ho cambiato opinione. Quanto al fatto che sia lui l'alternativa in Campania, uno che ci detestava, che ci mandava a quel paese, uno che, non fidandosi dei meridionali, ha commissariato il suo partito con gente solo del nord, beh, che sia lui il messia per la Campania, preferisco altra religione politica a lui. Non debbo nulla. L'assessore ai mercati Oberdan Picucci ha reso noto che riaprirà il tradizionale mercato rionale di Santa Colomba. L'accesso all'area mercatale sarà controllato dalla Polizia Municipale e dai volontari di Protezione Civile al fine di garantire il rispetto delle normative attualmente vigenti in materia di mercati pubblici. Si celebra il 206esimo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, che quest'anno assume un significato ancora più profondo in quanto coincide con il centenario della concessione della prima medaglia d'oro al valor militare alla bandiera di guerra dell'istituzione, per il valore dimostrato e il sangue versato durante il primo conflitto mondiale. Era il 5 giugno del 20 e da allora, in questa data, si celebra la festa dell'Arma, nata come Corpo dei Carabinieri Reali il 13 giugno del 1814. Anche a Benevento, presso il comando provinciale, i carabinieri della provincia hanno celebrato il 206esimo anniversario di fondazione alla presenza del prefetto Francesco Antonio Cappetta. Ricevuto dal comandante provinciale Germano Passafiume, è stata deposta una corona d'alloro in onore del caduto, medaglia d'oro al valor militare alla memoria, il carabiniere ausiliare Stefano Di Bonaventura, a cui è intitolata la caserma del comando provinciale.
Tra i tanti alberi posizionati lungo la strada, forse solo uno di essi potrebbe subire questa sorte, ma è tutto da valutare. Questo è stato, senza mezzi termini, affermato da Rocco Sgherzi, esperto nazionale di pini, che annovera tra le sue prestigiose perizie anche quella dei lecci di Villa Borghese di Roma. Così, in una nota, gli attivisti di Patto Civico sulla vicenda dei pini pericolanti sul Viale degli Atlantici. Dinanzi ai due timidi tigli piantati nei pressi dell'ex carcere di San Felice, ha affermato: mai sentito che gli alberi si possono piantare per prova? Sono alberi che per loro natura e per la loro crescita tra qualche anno riproporranno alle future generazioni le stesse problematiche di oggi, ma a quel tempo si frega chi resta. Le inclinazioni di per sé non rappresentano un elemento di pericolosità tale da decretarne l'abbattimento. Il gruppo consiliare Patto Civico lo aveva affermato già il 20 aprile. È necessario agire, conclude la nota, senza inaspettate accelerazioni e nel rispetto della storia di Viale degli Atlantici. Il forte vento che ha caratterizzato la scorsa notte ha determinato danni anche nelle zone periferiche della città. In particolar modo in contrada Pezzapiana, nei pressi della chiesa, un grosso albero è stato abbattuto dal vento impetuoso, invadendo la strada principale, rimasta bloccata alla circolazione delle auto fino all'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno provveduto poi al recupero. Il forte vento ha danneggiato alcuni alberi in città. Tra questi segnaliamo un tronco spezzato dalle violenti folate che si è abbattuto su una Skoda Octavia parcheggiata in via delle Puglia a Benevento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. La Gesesa ha comunicato che a causa di lavori sulla rete idrica in via Napoli del comune di Benevento si è costretti a sospendere l'erogazione idrica dalle 9 alle 11 di lunedì 8 giugno nelle zone di via Napoli e Parco Appia. Ho provveduto ad inoltrare nei giorni scorsi una mail ai sindaci dei comuni con meno di 5.000 abitanti della provincia di Benevento per sollecitarli a partecipare a un bando del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo riservato proprio ai piccoli comuni, così in una nota la senatrice pentastellata Danilla De Lucia. Nella convinzione che molti centri della provincia siano dotati dei requisiti utili, sarei lieta di una loro partecipazione ed eventualmente di vedere assegnati loro fondi destinati all'attrattività dei centri di piccola e media dimensione, attraverso il restauro e il recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi dal carattere identitario. Il coordinatore provinciale di Centro Democratico Giuseppe Puzio in una nota ha comunicato che con la quinta nuova nomina di Gerarda Caputo come delegata al sostegno alle imprese del Centro Democratico in provincia di Benevento, la riorganizzazione del partito si arricchisce di una personalità che di certo porterà il suo contributo pragmatico nei momenti di confronto specifici, coinvolgendo enti locali, imprenditori, categorie e parti sociali. Al Museo Arcos sono state consegnate due opere donate dagli artisti Milo e Liu Jianfu alla provincia di Benevento, che aveva promosso presso il polo espositivo di Corso Garibaldi le mostre del 2018 e Key for Humanity e del 2019 Tracce d'Oriente. A rappresentare la provincia è stato il vicepresidente Nino Lombardi, essendo il presidente ancora nel capoluogo partenopeo per il prorogarsi di un impegno istituzionale. Era presente al museo anche il direttore artistico Creta, che aveva curato le due mostre insieme al critico d'arte Francesco. Entrambe le opere donate, e cioè Equilibrio dell'albanese Milo, scultura in metallo, e Dage del cinese Jianfu, una tela tecnica mista, esprimono al meglio non solo le capacità tecniche, ma anche il messaggio e la poetica dei rispettivi autori. Chiaramente bisogna parlare, quando trattiamo Arcos, di come è nato, di come si è sviluppato, di che cosa è oggi e di che cosa potrà essere domani. Ha avuto una stagione di vacche grasse, quella dell'inaugurazione, della prima fase, con la direzione artistica di Danilo Eker, quando le risorse europee riuscivano a determinare manifestazioni di grosso impatto e di grossa suggestione. Poi c'è stato il momento in cui la provincia non ha avuto più risorse, perché i fondi europei non arrivavano più, perché la regione con la riforma aveva in qualche modo tolto alla provincia questa competenza, ma che comunque la provincia non si è mai sottratta a portarla avanti, anche senza risorse, quindi con sforzi enormi per quello che era possibile. E diciamo che è nata la stagione, se così si può dire, la stagione Creta,
una stagione di vacche magre, una stagione fatta di rapporti con gli artisti, di rapporti non solamente locali ma anche nazionali e internazionali. La presenza all'interno di questo spazio straordinario che piace un po' a tutti gli artisti. Gli artisti, quando li inviti ad esporre ad Arcos, sono sempre tutti felici, che è uno spazio difficile da interpretare, però è comunque da soddisfazione, perché poi le mostre diventano un unicum. Ma Arcos, come tutto il patrimonio presente in Benevento città e sul territorio sannita, svolgerà sicuramente, indiscutibilmente, un ruolo importante in questa direzione. Io credo che se si darà spazio, come si sta dando, ad un accordo di valorizzazione tra i vari enti, che già qualche anno fa abbiamo sottoscritto e che adesso sarebbe giusto renderlo il più efficace possibile, tra comune, provincia, ministero, curia arcivescovile, io credo che oltre a far crescere la cultura in questo territorio, riusciremo a far crescere anche il turismo, e quindi con la cultura si potrà mangiare. La Popolare Pugliese, oramai banca del territorio a tutti gli effetti, propone la sua nuova app, uno spot televisivo concepito per arrivare in modo diretto all'utenza, mostra come ottimizzare la propria banking experience e il proprio tempo prezioso. La nuova app BPP permette di entrare in banca con un click. Semplice, completa ed innovativa, contiene tutti i servizi che occorrono al cliente, soddisfacendo in pieno tutte le esigenze. Banca Popolare Pugliese, scarica l'app che ti riconosce subito e ti avvicina alla tua banca. La Camera di Commercio di Benevento è al fianco delle imprese in questa emergenza sanitaria, con due bandi di contributi con uno stanziamento iniziale di 200.000 euro. Un'importante azione di sostegno della Camera di Commercio di Benevento per aiutare le imprese e per favorire l'adozione di misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei cittadini. È disponibile un bando per la concessione di contributi per l'abbattimento del tasso di interesse su finanziamenti bancari ed un bando per la concessione di contributi per l'adozione in azienda delle misure di sicurezza anticontagio da Covid-19. Sul portale www.bn.camcom.it è possibile scaricare i bandi e la documentazione richiesta. Per ulteriori info, emergenza-covid@bn.camcom.it. Fai ripartire la tua impresa. La Camera di Commercio di Benevento ti avvicina. Da primi anni a Benevento ed Avellino la fase 3, con nuovi orari di apertura dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Gli store sono nuovamente accessibili in tutti i reparti e si entra con condizioni di affluenza gestita. Primi anni, gli store di mamma e papà. A Benevento in via Cassella, ad Avellino in viale Italia. I tuoi acquisti in tutta sicurezza. Prosegue il progetto enogastronomico del gruppo editoriale di TV7, nato nel 2012 con una nuova rubrica, A tavola con TV7. Si tratta di un nuovissimo format che vi consente di diventare protagonisti con le vostre ricette e pietanze preferite, inviando alla nostra redazione video e foto tra i fornelli. Proponete i vostri piatti finiti o in corso di realizzazione, scrivete le ricette e le vostre idee per renderle più buone con l'ingrediente segreto. Date spazio al cibo e alla fantasia e sarete gli attori della nostra nuova rubrica A tavola con TV7. I vostri contenuti saranno trasmessi in TV, pubblicati sul sito e sulle pagine social Facebook ed Instagram. Inviate foto e video ai seguenti indirizzi: info@tv7.net, messenger della nostra pagina Facebook TV7 Benevento, oppure al numero WhatsApp 328 13 47 482. Cucina con TV7 e tutti a tavola assieme. Continuano gli allenamenti in casa a Benevento in vista della ripresa del campionato del prossimo 21 giugno. Gli uomini di Mister Inzaghi sono stati impegnati in una seduta di forza in palestra. Hanno proseguito con il personale protocollo di recupero Antei e Sanogo. Una settimana di lavoro intensa in vista di Cremonese-Benevento.
È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.